we're very honored by the presence of monsignor livio malina. he asked me to keep his introduction short, but right now he is involved with this veritas amoris uh, foundation, and uh, along with father jose granados, and uh, it's promoting the vision of uh, the family and life and marriage, uh, according to the Great teachings of St. John Paul II and St. Paul the Sixth. Um, but I could I will mention some things, though he's very modest. Uh, he uh, has been a priest for a long time, and also now he is a canon of St. John Lateran uh, Cathedral or Basilica uh, here in Rome, and he studied both at the Pontifical uh, uh, Gregorian University and the John Paul II. Institute uh, for Marriage and Family in Rome. And then he worked for the Congregation for the Doctrine of the Faith. And then he taught at the John Paul II Institute for Studies in Marriage and Family Life. Then he became the vice president and for 10 years the president. And then uh, leaving in 2016. He has published so many works, translated into many languages. And we were just extremely honored by his presence. You know, siamo tanti onorati per la saggezza e la sua presenza alla casa di noi, la casa tra noi. So, grazie tante, Monsignore. So, he's going to be speaking now, and uh, the title of, of his talk, as you can see, is uh, Moving Forward or Turning Backward. So, uh, and, uh, moving forward or turning backward, it would be uh, the new paradigm in moral theology. Is this moving forward or moving backward? So, I turn it over to Monsignor Molina. Thank you very much, Dr. Fastigi, for this presentation. May I first of all thank the organizers for inviting me to contribute at this conference. In these few days some important topics will be addressed by very competent and eminent speakers and it is my pleasure and privilege to offer some thoughts around the current state of moral theology to open your consideration of the theme i apologize for uh, for giving my talk in italian with translation uh, On the, on the scheme. Dobbiamo tornare alle radici. Dalle radici prendiamo l'ispirazione, ma per andare avanti, tornare indietro non è cristiano. Per favore state attenti a questo tornare indietro, che è una tentazione attuale, anche per voi teologi della teologia morale. Queste parole furono pronunciate a braccio e con toni vibranti da Papa Francesco nell'udienza del 13 maggio scorso. Esse sono ora orgogliosamente esibite come egida nel recente volume edito dalla Pontificia Accademia per la Vita a cura del suo presidente, Monsignor Vincenzo Paglia col titolo Etica teologica della vita umana. Secondo il Papa ciò che fa più male alla Chiesa di oggi è quel tornare indietro causato dalla paura, dalla mancanza di genialità o dall'assenza di coraggio. E tuttavia nelle parole del Papa si capisce anche che non ogni andare avanti è vero progresso. C'è un andare oltre che, staccandosi dalle radici, porta a perdere il contatto con quanto assicura la linfa vitale, cosicché si diventa tralci che non portano frutto, che si seccano e vengono gettati nel fuoco perché ormai inutili. Da questo andare oltre ci mette in guardia Gesù, invitandoci a rimanere in lui per portare vero frutto, quello che rimane. È dunque necessario che ogni pretesa di novità nella teologia sia verificata dalla sua coerenza con l'origine, da quel contatto con le radici, cui lo stesso Papa Francesco fa riferimento. È ciò che ci proponiamo di fare in questo intervento, esaminando i cardini del nuovo paradigma che viene proposto nel volume della Pontificia Accademia per la Vita. Primo punto, un nuovo paradigma. La rivendicazione degli autori del volume è quella di voler andare avanti seguendo l'appello del Papa, anzi... Di voler andare oltre rispetto ai documenti magisteriali, quali l'enciclica di San Paolo VI Umane Vite, l'Enciclica Evangelium Vite di San Giovanni Paolo II e l'istruzione Donum Vite pubblicata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede con l'approvazione di quest'ultimo Papa. La novità sarebbe resa possibile dall'adozione di un modello teologico innovativo che consisterebbe in un cambio radicale di paradigma, in forza del quale l'etica teologica si assume il compito ermeneutico di una reinterpretazione del valore obbligante delle norme finora insegnate dal Magistero. Il testo base presentato nel volume e molti dei commenti teologici pubblicati a suo sostegno propongono come progresso teologico l'andare oltre l'osservanza letterale della norma insegnata finora dal Magistero, che ha definito come atti intrinsecamente cattivi la contraccezione e la procreazione artificiale anche omologa che prescinde dall'atto coniugale. In esplicita contraddizione con l'enciclica di San Giovanni Paolo II, Veritatis Splendor, gli autori affermano che non è possibile specificare moralmente un atto solo per il suo oggetto ma che occorre considerare anche la singolarità delle circostanze e l'intenzione soggettiva di chi agisce e applicano questo principio anche agli atti intrinsecamente cattivi. In tale nuovo modello non si potrebbe dunque più considerare la contraccezione e la procreazione artificiale sostitutiva come atti sempre intrinsecamente cattivi e quindi da evitarsi. Ma si dovrebbe operare in coscienza un discernimento circostanziato. Le norme morali negative non rappresenterebbero più degli assoluti, ma solo un primo lontano punto di riferimento per il giudizio soggettivo della coscienza. Un simile paradigma corrisponderebbe al personalismo auspicato dal Concilio Vaticano II, poiché valorizzerebbe il ruolo decisivo della coscienza rispetto alla norma nel discernimento dell'agire. Coloro che si rifiutassero di adottare questo nuovo paradigma per la morale e in particolare per la morale sessuale e della vita, sarebbero da qualificare come rigoristi o come pericolosi indietristi. Ecco il neologismo coniato per definirli e per bollarli come pericolosi nemici della missione della Chiesa oggi. Essi infatti vorrebbero andare indietro invece che progredire con coraggio e creatività. L'espressione nuovo paradigma fu lanciata dal cardinale Walter Casper in un saggio in cui egli fa un bilancio della prima recezione dell'esortazione apostolica a Moris Letizia. Di fronte all'accusa di un mutamento di dottrina, il cardinale tedesco risponde: non è un cambiamento di dottrina, ma piuttosto un cambiamento di paradigma. La dottrina resta intatta, la norma morale rimane la stessa. Non cambia l'insegnamento sull'indissolubilità del matrimonio, ma cambia il modello complessivo di applicazione della norma. Tale mutamento suppone che, da una concezione fissista e astorica dell'essere umano, che intende la morale in modo deduttivo e rigorista, si passi ora ad una concezione dinamica, concreta e storica della persona e quindi ad una morale della misericordia che non si limita a proporre principi astratti, ma è attenta ai singoli casi. La suggestione del cambiamento di paradigma proposta dal cardinale Casper per l'ermeneutica del Magistero viene poi assunta dallo stesso Papa Francesco nella Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium, dove al numero 3 la si raccomanda nella formazione teologica quale strumento per una coraggiosa rivoluzione culturale. Il sorprendente ricorso a tale concetto di matrice maoista e sessantottina, rivoluzione culturale, viene poi però temperato ricollocando il cambiamento di paradigma nell'ambito della tradizione cattolica, con riferimento a San Vincenzo di Lerin e al necessario sviluppo della dottrina che annis consolidetur dilatetur tempore sublimetur etate. E tuttavia se si prende in considerazione l'intera opera del monaco Franco del V secolo, si vede bene come egli non parli mai di cambiamenti di rotta, che per lui sono invece il segno distintivo degli eretici. L'autentico sviluppo della dottrina, per essere un avanzamento della fede, deve corrispondere a due criteri deve essere organico e prodursi quindi per una maturazione interna della fede, res amplificetur in sé. E in secondo luogo deve riflettere lo stesso significato e lo stesso giudizio, in eodem sensu e ademque sententia. Altrimenti non è un progresso, profectus fidei, ma una perniciosa deformazione della fede per Mutazio. Un altro punto di riferimento autorevole per la verifica del legittimo sviluppo e più vicino a noi nel tempo è dato dall'opera di San John Henry Newman sullo sviluppo della dottrina cristiana del 1845, dove il grande teologo inglese propone una serie di criteri per distinguere questo sviluppo dalla corruzione. I primi due criteri sono la permanenza del tipo e la continuità dei principi, primo e secondo criterio. Non basta infatti un riferimento formale esterno agli stessi termini per assicurare la stabilità della fede, ma occorre che la forma interiore venga rispettata e custodita. Proprio qui sta il nucleo cruciale del problema. Come si può dire che la dottrina rimanga identica? se lungo la storia muta il suo significato concreto per la vita e lo muta a tal punto che ciò che prima era proibito perché giudicato cattivo diventa ora lecito e buono. Un cambiamento di paradigma che relega nell'astratto i dogmi e apre a un radicale mutamento della pratica di vita, chiama in causa l'identità sostanziale della fede nella storia. La pratica morale discordante in un primo momento renderà obsoleta la dottrina e in un secondo momento pretenderà necessariamente di cambiarla. Lo Spirito Santo che accompagna la Chiesa nella storia e alimenta il sensus fidei del popolo di Dio, permette l'approfondimento della verità di sempre, ma non insegna cose diverse e contraddittorie. Una tale idea di sviluppo contraddice la pienezza della verità presente nella persona storica di Gesù Cristo, il verbo di Dio incarnato. Infatti Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine diverse e peregrine. Ma ora, dopo questo primo approccio ancora formale alla questione del cambiamento di paradigma, che ci ha permesso di identificare i criteri di giudizio, che consentono di verificare un'eventuale compatibilità col vero progresso nella fede, occorre entrare ad esaminare i contenuti determinati del nuovo paradigma. Al numero 109 del testo base vengono espressi i due tratti caratterizzanti che riguardano in primo luogo il primato dell'ermeneutica nel nesso inscindibile tra antropologia ed etica e in secondo luogo una nuova concezione della coscienza nel nesso tra norma, discernimento e coscienza stessa. Su questi due punti dobbiamo dunque soffermarci per una analisi critica. Secondo punto e primo dell'analisi critica. Primato dell'ermeneutica e dissoluzione della legge naturale. Per cogliere la portata del nuovo paradigma occorre prestare attenzione ad una questione metodologica preliminare, la rivendicazione di un primato della pastorale sulla dottrina. E' questo il passo auspicato per quella conversione pastorale che dovrebbe investire anche la teologia al fine di superare la dipendenza della pastorale dalla dottrina in favore di una circolarità tra le due dimensioni, anzi di una partecipazione della prassi pastorale alla riformulazione della dottrina. A ciò corrisponde sul piano teorico l'affermazione di un primato dell'ermeneutica nell'accesso alla verità e alle norme morali. L'agire si fonda sempre e solo su un interpretare storico che non può che avere carattere di continua revisione e quindi di provvisorietà. L'ineludibile storicità della condizione umana la relatività del contesto culturale del soggetto impediscono una conoscenza nei termini di, cito, un'assolutezza metafisica di una verità di Dio e dell'uomo senza storia, definita come astratta. In forza del carattere pragmatico ed esistenziale della ragione, invece che di conoscenza, si dovrebbe parlare piuttosto di comprensione storica dal momento che nessun oggetto di conoscenza potrebbe darsi senza che sia nel contempo plasmato dalla coscienza stessa del soggetto. Così la verità non si dà in modo assoluto, ma si dissolve nelle molteplici situazioni ermeneutiche e nella relatività delle visioni del mondo storicamente condizionate. Viene pertanto adottato quello che Cornelio Fabro chiamava il principio di immanenza, caratteristico della modernità, che consiste nella scelta di pensare l'essere dall'interno della coscienza, e cioè dell'esperienza e della storia. Per cui non è possibile accedere alla verità in quanto tale, perché ogni verità conosciuta è appresa solo in quanto è pensata dal soggetto. In forza di questa coimplicazione della coscienza del soggetto, l'essere che viene conosciuto non è l'essere come tale, ma solo l'essere della coscienza che resta chiusa in se stessa e non giunge alla realtà delle cose. Il primato dell'ermeneutica, che qualifica il nuovo paradigma, non incide solo sul piano speculativo dell'ontologia e dell'antropologia, ma determina anche una nuova concezione della razionalità pratica e in particolare della legge naturale. Nel testo base della Pontificia Accademia per la Vita, giustamente si rifiuta una concezione fisicista o biologista della legge naturale, così come una sua visione intellettualista, come se i precetti morali potessero venire dedotti dalla natura fisica dell'essere umano oppure dalla sua essenza metafisica. L'effatto scolastico, agere esse è principio valido nell'ambito speculativo, ma non vale come metodo per la conoscenza pratica di ciò che è moralmente buono o cattivo. La critica jumeana alla naturalistic fallacy mantiene tutta la sua pertinenza contro quelle concezioni deduttiviste che finiscono in un circolo vizioso. L'autentica visione tomista, riproposta e raccomandata nell'enciclica Veritatis Splendor, non cade però in questo errore e riconosce il ruolo attivo del soggetto morale nel costituirsi della legge naturale. Essa, infatti, è l'ordine che la ragione pratica fa negli atti umani mediante una partecipazione alla legge eterna. Così la divina provvidenza chiama la creatura razionale a collaborare in modo più eccellente ai suoi disegni, essendo quasi provvidenza a se stessa. Ciò accade perché all'origine della conoscenza morale c'è una ratio naturalis, che offre al costituirsi della legge naturale alcuni principi fondamentali, quali il primo principio e i principi delle virtù. Essi, appresi nella luce del bene della persona, permettono di cogliere il valore morale specifico di alcuni beni cui la persona è naturalmente inclinata. La ragione pratica nel suo esercizio diretto è sostenuta dalle virtù morali che sono ontologicamente fondate sulle inclinazioni naturali. La prospettiva tomista della legge naturale si colloca all'interno del dinamismo dell'agire e delle virtù, mentre vede la coscienza e le norme come elementi propri di un'attività riflessiva secondaria, non costitutivi di quell'ordine che la ragione opera negli atti volontari e che è la legge naturale in quanto tale. Ora, nel nuovo paradigma, la legge naturale viene reinterpretata solo come ermeneutica sempre storicamente e culturalmente condizionata delle esperienze umane generali l'accesso all'esperienza dell'antropologico universale natura sarebbe possibile solo nelle forme storiche molteplici e variabili delle culture respingendo l'idea che la legge naturale sia un sistema di principi immutabili e a storici, nel nuovo paradigma viene affermata la sua storicità immanente e dunque la necessità di una continua ermeneutica che deve operare in due sensi. In primo luogo per, ricostru per ricostruire la genesi storica della norma, ricondotta a sintesi di esperienze particolari e non a percezione di verità. In secondo luogo, al fine di propiziare la comprensione attuale della norma nella cultura e nella situazione, essa deve essere infatti intesa al di là del significato letterale in vista della sua praticabilità. La legge naturale risulta dunque non solamente interna alla coscienza, ma anche risolta in un continuo esercizio ermeneutico di interpretazione che ne dissolve la funzione di regolazione oggettiva dell'agire. L'assunzione del soggetto storico come orizzonte insuperabile di comprensione porta a una dissoluzione della verità morale nel processo storico in cui viene mediata. Terzo punto e secondo elemento di critica del nuovo paradigma, ipertrofia della coscienza e negazione degli assoluti morali. L'asserito personalismo di questa reinterpretazione della legge naturale rifiutando una concezione data una volta per tutte della sua natura, finisce con l'identificare riduttivamente il soggetto morale con la sua coscienza, risolvendo in essa ogni dato previo che possa essere oggetto di conoscenza veritativa e normativa. Si tratta di una vera e propria ipertrofia della coscienza. Così, mentre si accoglie in fondo lo schema della manualistica post-tridentina che opponeva legge e coscienza in una dialettica sistemica, si pensa di risolverne la contrapposizione mediante un assorbimento della norma nella coscienza stessa. In un primo momento si raccomanda una circolarità virtuosa tra coscienza e norma, che apre al superamento della distinzione rigida tra oggettività e soggettività. Ma in un secondo momento si afferma finalmente che la legge senza la coscienza non ha un senso compiuto. E quindi la coscienza prevale sempre sulla norma, perché soltanto la coscienza dell'agente morale può formulare la norma concreta per l'azione. La parola chiave per l'interpretazione del ruolo della coscienza all'interno del nuovo paradigma è quella di discernimento, definito come un continuo andirivieni tra ragionamento ed esperienza, nel quale la norma morale considerata come sedimentazione e condivisione comunitaria dei discernimenti verificati nell'esperienza, e quindi sempre astratta, questa norma viene interpretata nella luce delle molteplici e singolari circostanze della situazione dalla coscienza. In effetti, l'appello al discernimento diventa lo strumento per elaborare un'etica dell'intenzione e delle circostanze, che vanifica il primato dell'oggetto nella qualificazione morale degli atti umani a confermare l'assorbimento del soggetto morale nella coscienza a quest'ultima viene attribuita anche una funzione di decisione in contrasto con quanto insegnato dall'enciclica Veritatis Splendor l'articolazione del processo decisionale viene descritta nei numeri 68 e 127-128 del testo base, secondo la triade principi, norme, decisioni di coscienza. Questa differenziazione corrisponde alla concezione del moralista francese Xavier Teno, che aveva distinto tre dimensioni della morale universalità, particolarità, singolarità. La prima riguarda i principi primi che sono invarianti ma formali e vuoti di contenuto. La particolarità concerne le indicazioni normative più concrete, la cui elaborazione è culturalmente e storicamente condizionata. E infine la terza dimensione, quella della singolarità, può essere determinata solo dal soggetto nella concretezza delle circostanze. Questa articolazione permetterebbe di armonizzare al meglio la vita morale. Così si potrebbe elaborare una decisione morale in situazione, ma senza cadere in una morale di situazione. Altro concetto chiave che caratterizza il nuovo paradigma è quello di bene possibile, che era stato usato anche nell'esortazione apostolica post sinodale a Moris Letizia. Si tratta di una nozione altamente problematica che necessita di una chiarificazione. Da un lato, infatti, essa esprime l'idea del tutto tradizionale che solo ciò che è possibile può essere un bene che obbliga, ad impossibilia nemo tenetur. D'altra parte, però, quando viene usata, come è il caso del testo base, in riferimento ad asserti, asseriti conflitti di norme, per affermare che esse, costituirebbero solo un ideale troppo difficile da chiedere, allora si corre il rischio di fare del bene possibile il secondo nome del male, come ha osservato Angel Rodriguez Lugno. Non c'è circostanza alcuna in cui un po' di ingiustizia, un po' di lussuria, un po' di crudeltà potrebbero essere per eccezione cose buone o rientrare nella categoria del bene possibile. Proprio qui si manifesta il punto più critico della proposta del nuovo paradigma, in nome di un personalismo equivoco e di un primato della coscienza esso nega la possibilità che si diano nella vita morale degli assoluti, cioè delle norme morali negative che per il loro contenuto intenzionale oggettivo sono incompatibili con il bene della persona, cioè con le virtù morali e con la carità. Come insegna l'enciclica di San Giovanni Paolo II Veritatis Splendor al numero 78, tali atti sono esclusi sempre e in ogni caso perché contrari ai comandamenti di Dio e non possono essere sottoposti a un discernimento soggettivo della coscienza che li permetta in via eccezionale come l'unico bene possibile. Si vede così come ciò che smarrisce il sedicente Nuovo paradigma è proprio il mistero dell'agire morale stesso, cioè quel nesso intimo tra la persona e il suo atto, per cui il soggetto agente, mediante le sue libere scelte, non solo produce mutamenti nel mondo esteriore, ma muta se stesso, in qualche modo generando la propria identità etica. Le norme morali non sono ingiunzioni di un'autorità arbitraria o sintesi di esperienze storico-culturali limitate, ma espressioni di una verità sul bene. Di qui traggono la loro forza imperativa. A questo proposito suonano ammonitrici le grandi parole di Gesù che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima. È a tale livello che si comprende la radicalità del valore morale e si giustifica l'assolutezza delle norme morali negative. Proprio di fronte ad esse emerge il caso serio della vita, per il quale si può anche essere chiamati alla testimonianza suprema del martirio. Suona sempre attuale l'ammonimento del Cardinale Ratzinger nella sua omelia alla Santa Messa Pro Eligendo Pontifice del 18 aprile 2005, alla vigilia della sua elezione alla Cattedra di Pietro. Il relativismo cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le proprie voglie. Proprio il relativismo che non riconosce nessun assoluto morale cancella infatti la possibilità del martirio. Quarto ed ultimo punto, andare oltre la lettera della legge. Il testo base proposto dalla Pontificia Accademia per la Vita sottolinea il carattere non ultimativo della form formulazione normativa. Per questo bisognerebbe andare sempre oltre la mera osservanza letterale e l'applicazione automatica di una norma, affidando alla coscienza del soggetto un compito di discernimento. <coughs> Consapevole di questi limiti della norma, la coscienza si pone di fronte ad essa in attitudine ermeneutica, alla ricerca di eccezioni, non solo nel caso di precetti positivi, ma anche di precetti negativi. I limiti sono però delle formulazioni umane che hanno bisogno di precisazioni per corrispondere allo spirito della legge, oltre la sua lettera ma essi non riguardano certamente i principi pratici delle virtù come tali. La prospettiva normativista incentrata sulla dialettica tra norma e coscienza ha il difetto fondamentale di descrivere in modo fisicista l'oggetto delle azioni umane e quindi di ritenere che sia impossibile qualificarle moralmente senza considerare le intenzioni soggettive e le circostanze, come può fare solo la coscienza singolare. Per questo rifiuta il carattere assoluto delle norme morali negative. Nella concezione tomista, l'epicheia è un principio virtuoso di una scelta eccellente e non invece una logica di eccezioni che non ammette l'esistenza di azioni intrinsecamente cattiva o per dirla altrimenti, altrimenti, che non ammette la possibilità di esprimere attraverso il linguaggio umano esigenze di virtù etiche che siano nello stesso tempo concrete e universalmente valide. Il documento della Pontificia Accademia per la Vita propone su questa linea una rilettura delle norme morali insegnate dal Magistero nelle encicliche Umane Vite e nell'istruzione Donum Vite, riguardanti la contraccezione e la procreazione medicalmente assistita, in base alla quale il discernimento della coscienza potrebbe portare ad andare oltre la lettera della proibizione, accettando così che l'atto sessuale coniugale possa venire intenzionalmente separato dall'apertura alla procreazione e che la procreazione desiderata possa venire ottenuta dall'atto tecnico dei medici e non dall'atto coniugale. Come si vede, non si tratta qui solo di un'interpretazione che conferma il senso della norma morale ma di una vera e propria messa in discussione dell'intera etica sessuale e della vita che finora la Chiesa Cattolica ha insegnato. Le norme morali infatti non sono espressioni di una volontà legislativa umana o sintesi storica di esperienze culturalmente segnate, ma esprimono le esigenze di una verità sull'amore umano nel piano divino che vede la sessualità umana come chiamata all'amore nel rispetto del linguaggio del corpo, nel dono di sé e nell'apertura al dono ulteriore alla vita che proviene da Dio. Quando si contraddicono i precetti morali che proteggono il significato oblativo della sessualità e della generazione umana. In realtà non si va solo oltre la lettera di una norma particolare, ma si va contro lo spirito e il senso della stessa legge che Dio ha scritto nel nostro cuore e che ci ha rivelato nella storia della salvezza. Conclusione commentando la proclamazione di Gesù che nel Vangelo di Giovanni si definisce come la via, la verità e la vita, San Tommaso d'Aquino osserva che è meglio zoppicare sulla via che camminare a forte andatura fuori della strada. Chi zoppica sulla strada, anche se avanza poco, si avvicina comunque al termine. Chi invece cammina fuori strada, quanto più velocemente corre, tanto più si allontana dalla meta. Potremmo dunque dire che quando la strada è sbagliata, ogni passo indietro ci avvicina alla meta. Talvolta per andare avanti occorre tornare indietro da strade sbagliate. Il vero progresso è verificato dall'approssimarsi alla meta e non dal semplice andare avanti. Certamente la verità che Cristo si proclama, non va solo custodita, ma va percorsa come una via e approfondita come una vita. È dunque importante andare avanti come invita Papa Francesco e crescere nell'intelligenza e nella pratica di questa verità, ma stando bene attenti a non uscire di strada perdendo il contatto con le radici. Grazie.